È logico che morale è alto, molto alto, cioè stiamo bene sia mentalmente che fisicamente, però non bisogna gioire troppo quando si vince, come non bisogna rammaricarsi troppo quando si perde. Dunque dobbiamo prendere la settimana con calma e cercare di mettere in campo quello che abbiamo messo domenica scorsa con l'Udinese. Ma sì, diciamo che la squadra anche ha permesso, ha giocato anche una bella partita, credo contro una squadra come l'Udinese, aver dimostrato sicurezza nonostante sia la nostra posizione di classifica non è facile. Però abbiamo dimostrato e stiamo cercando di dimostrare che non siamo morti, non siamo spacciati e soprattutto vogliamo fare un finale di campionato in cui ci possiamo togliere comunque delle soddisfazioni, al di là di Non qualsiasi cosa, stiamo, sinceramente. prepareremo la partita in settimana con il mister, ma sicuramente non stiamo a guardare loro, cioè noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e andare per la nostra strada, cioè mettere in campo quello che ho detto prima, mettere in campo quello che abbiamo messo domenica, la grinta, la determinazione giusta per portare a casa il risultato. Perché a noi questo interessa. Noi avevamo un bel rapporto con Mondonico, cioè non è questo. È normale che cioè a me dispiace per l'esonero di Mondonico, però non posso dire che non sono dispiaciuto per il ritorno di TSR, perché per me il mister ci ha portato a grandi livelli per 2 anni, sono stati 2 anni impressionanti con lui e penso che gli dobbiamo anche qualcosa, gli dobbiamo, La dunque. questione è che comunque io sono rimasto a Novara a pensare per la squadra. Per me sarebbe stato troppo facile, cioè, levarmi da Novara quando c'è stato il calciomercato, quando sono stato in tribuna per quante partite, non mi ricordo adesso. Era facile, cioè, avevo la possibilità di andare via, però la società a un certo punto ha detto no. E io sono stato contento perché ho visto da parte della società che credeva comunque che io potevo dare una mano a questa squadra. E io dentro di me credevo anche io, però. Sai, nel calcio non c'è mai. Sono molto rammaricato e dispiaciuto perché comunque non ho potuto dare. Non ho potuto, ho avuto la possibilità o quasi, quello che volete comunque, nella prima parte del campionato parlo per poter aiutare questa squadra. Chiaramente io ti dico, mi prendo anche la responsabilità sicuramente. Non sono il tipo che poi vieni incolpo gli altri delle cose che faccio io, sono io che vado in campo, quindi. Probabilmente se non ho avuto grandi possibilità, probabilmente perché non ho dimostrato in quel momento. Però io ti dico, io ho cancellato un po' tutto quello e cerco di pensare adesso. Il momento adesso è quello che dobbiamo fare qualcosa. E io nessun Sono d'accordo. confronto, penso, il mister sa quello che io ho sempre rispettato per le sue scelte. Non ho mai. Quello è un'altra cosa, anche che sarebbe anche facile dire no. Nel momento in cui. Ero stato messo in tribuna perché c'era anche il fatto che io dovevo andare via, ecco, quello è la realtà. Però io sono sempre stato comunque tranquillo, sereno, chiaramente mi dispiaceva il fatto che non potevo dare una mano alla squadra, però ti dico, io non torno indietro e non vado a rimarcare quello che è stato, magari dici, ah, il mister, questo, no. Cioè, io ho sempre detto a lui, io finché sono qua mi ritengo un giocatore del Novara e lei, mister, devi considerarmi per quello, cioè io sono a disposizione, se lei pensa che sono utile, io sono qui pronto, non ho nessuna replica, nessun rancore nei confronti di nessuno, cioè io vado e gioco per il Novara, è il Novara che poi interessa, quindi io penso a quello. Ma sai, poi capita, a me dispiaceva più che altro quel fatto lì mi dispiaceva molto perché io non ho potuto, anche in virtù di quello che mi ha voluto lui, di dimostrare un po' di più, di dargli qualcosa in più, anche per l'allenatore in questo caso. Però ti ripeto, credo che non si torna indietro alla vita, quindi bisogna andare avanti e io penso da qui alla fine. Quindi ripeto, non ho assolutamente nessun rancore, anche perché mi sono una persona. Buona, sa quello che fa, quindi non ho assolutamente nessun problema. E se io sono rimasto qui a Novara è perché ci tengo alla società, ci tengo a dimostrare a questa società che comunque non ha sbagliato ecco, a prendermi. Sappiamo che Giorgi è stato con noi fino a gennaio e sappiamo che è un buon giocatore e le qualità che ha, però non abbiamo nessuna paura di lui. Cioè, anzi, preferisco però meglio che Pablo non giochi perché secondo me Pablo è veramente un giocatore straordinario, senza nulla togliere altri giocatori, però sono
secondo me è veramente forte. Me lo ricordo la partita d'andata che qua aveva fatto abbastanza differenza. Dunque speriamo che non giochi lui, però a noi poco interessa. Cioè, noi giochiamo tutte le partite per vincere, dunque non è che ci tireremo indietro. Ma a Bologna non avete giocato per vincere? Come no? Magari è un'impressione da fuori, però no. L'ha anche detto. L'ha detto? Carlo se l'ha detto lui, allora è passato. Il 5esimo in avanti si tentava di quasi. Preferisco parlare di presente e futuro, no, però l'importante sicuramente è non prendere il gol, poi prima o poi se lo fai, cioè io ci metterei la firma a vincere tutte le partite 1-0 magari. Periodo del campionato, no? Perché prendere 40 gol più o meno. Sì, infatti. C'è stato qualche problema da questo punto di vista, forse si è arrivati un po' tardi a aggiustare il tiro. Non lo so, probabile, vedremo dopo domenica. No, noi sapevamo che prendevamo troppi gol a partita, è normale che... Però adesso sappiamo anche quello che dobbiamo fare, cioè dobbiamo correre più degli altri, stare più attenti e cercare di non prendere gol, ma soprattutto di farlo, dunque...